Lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina è di profonda tensione, usciti da una fase in cui l'interdipendenza economica tra le due potenze era considerata fondamentale, siamo in una fase dove la competizione e le considerazioni di sicurezza nazionale sono considerate essenziali. Da questo punto di vista, la capacità di controllare alcuni nodi tecnologici, sia per i loro effetti sull'economia e sulla capacità di mercato, sia per le loro relazioni con gli apparati militari e con le capacità militari dei paesi, è diventata di grande rilievo. Ecco, a che punto è questa competizione anche sul piano tecnologico? Cosa stanno facendo anche i due diversi governi e come si trova in mezzo a questa, diciamo, competizione l'Europa? Ora, da un lato, un modo per guardare alla competizione è quello che ho utilizzato nel mio libro Il dominio del XXI secolo, quindi vedere all'interno di alcune filiere chi è che si trova in una posizione competitiva più forte. Per esempio, possiamo vedere la filiera dei semiconduttori, dove sicuramente esiste in generale una leadership statunitense, in alcune aree di più, in alcune aree di meno, e i tentativi di autosufficienza cinese finora non hanno avuto successo. Naturalmente, questa è la fotografia dell'oggi, poi dovremmo interrogarci sul medio-lungo termine. Un esempio contrario è quello della filiera delle batterie e dell'auto elettrica, dove invece c'è stata una grande capacità cinese dal punto di vista tecnologico e in particolare dal punto di vista industriale, che ha portato alla crescita di veri e propri giganti come CATL o BYD. L'Europa come si trova in questo contesto? È sicuramente una competizione che si combatte anche attraverso delle politiche industriali, delle analisi delle filiere industriali e quindi è estremamente importante rafforzare alcuni di questi strumenti, soprattutto per le tecnologie più rilevanti. L'Europa comunque all'interno di alcune di queste filiere dispone di delle capacità di ricerca, delle capacità di impresa e quindi in primo luogo è importante sapere dove ci si colloca in alcuni dei nodi di queste filiere per capire quale può essere la posizione tecnologica degli Stati europei. Ha parlato dei semiconduttori, ma oggi si parla molto anche di intelligenza artificiale. Da questo punto di vista, la leadership degli Stati Uniti è ancora salda? Allora, il campo dell'intelligenza artificiale presenta sicuramente alcune incognite. Una delle espressioni più interessanti che l'hanno caratterizzata di recente è stata pronunciata da il fondatore e l'amministratore delegato di una importantissima azienda di semiconduttori, Nvidia. Egli, Jensen Huang, ha detto che ChatGPT è il momento iPhone dell'intelligenza artificiale. Questo significa che l'intelligenza artificiale è diventata qualcosa che è in grado di attirare in un programma un numero di utenti elevatissimo, fornendo anche delle grandi possibilità commerciali su vasta scala. Questo però dobbiamo vederlo ancora realizzato meglio, nel concreto. Quello che sappiamo è che comunque l'intelligenza artificiale dipende dalla capacità di calcolo, quindi dipende tra l'altro dall'industria dei semiconduttori, che è parte dell'equazione, oltre alla capacità di avere e di trattare dati, ci sono degli elementi di regolazione dell'intelligenza artificiale che continueranno a influenzare il dibattito, mentre probabilmente è troppo presto per esprimere sulla cosiddetta intelligenza artificiale generale, quindi su sviluppi dell'intelligenza artificiale che potrebbero porre delle ulteriori questioni esistenziali.
Uno dei terreni dove si articola questa competizione politica e tecnologica verte intorno a Taiwan o Taiwan. Ecco, secondo lei si arriverà a un deal oppure prevarrà la logica del confronto tra Stati Uniti e Cina? In questo caso, logica del confronto è un eufemismo, perché potremmo trovarci davanti a uno scenario che è qualcosa di più di un confronto per la serietà della questione. Quindi, nel breve termine, probabilmente quello che vedremo sarà il mantenimento dello status quo, anche se ci saranno sempre più riflessioni sui rischi e le problematiche che caratterizzano questa importante questione mondiale, non solo di quell'area del mondo.